che dal server sono state cancellate, soprattutto anche in base ai sistemi, perché poi Linux in un modo, cioè ho visto che fanno fatica con determinati sistemi molto più avanzati, tra l'altro a volte il server è anche all'estero. Noi arriviamo in un'azienda e diciamo, ma noi veramente i computer ce li abbiamo, il server sta in Svizzera, qua siamo solo in remoto e ci sono le mail dell'ultimo anno, se volete le mail di 3 anni fa dovete bussare alla Svizzera, ma quello è un territorio extraterritoriale. Come faccio? Io non ho il potere di acquisire sul territorio extraterritoriale email che sono ivi localizzati. Quindi anche qua facciamo la richiesta in atti, ma spesso il contribuente, secondo me anche a ragione, ti dice per policy interna non me ne danno. Chiedi all'autorità fiscale svizzera, fai scambio di informazioni, provaci con quel canale. Perché spesso i server vengono ormai delocalizzati. Comunque a rispondere alla sua domanda, in taluni casi vi è anche la possibilità di, è una procedura molto farraginosa e molto difficile, però i nostri esperti, anche gli esperti della procura, spesso riescono a recuperare le email. Quindi ma non la fate di default, la fate se c'è un motivo. Che cosa? La recupero? Sì. No, anzitutto bisogna accorgerci che ci sono state delle mail, non è facile, perché tu vai sull'archivio fisico e vedi le mail che ci sono, non quelle anche che non ci sono. Però magari trovi un'email dove dice guarda abbiamo proceduto a cancellare le mail come ci ha raccontato l'amministratore, allora lì ti si evidentemente ti si pone un alert e tu vai avanti diversamente. Ti mangi la dipende anche dal tipo di verifica, ci sono i casi in cui si va anche in Svizzera che in America. Sì, però con poteri un po' più stringenti, cioè non è facile acquisire email, secondo me, che stanno in un server estero. Perché lì ci sono delle norme di diritto estero che regolano la detenzione, la conservazione e la privacy di quei dati. Invece se sono tenute sul territorio nazionale abbiamo la possibilità di... Abbiamo fatto l'esempio dell'accesso presso il domicilio fiscale di un'azienda. Cosa succede se invece andiamo in luoghi adibiti promiscuamente ad attività e ad abitazione, perché magari il commercialista, il tributarista, l'avvocato presso il suo domicilio, presso la sua residenza ha una stanzetta con il computer, la stampante, il telefono e il fax, quindi dice io per ridurre i costi lavoro da casa. Allora anche qua è necessaria l'autorizzazione del magistrato, ma per il magistrato è un atto dovuto il rilascio. Una volta individuata la corrispondenza tra abitazione privata e esercizio dell'attività, tu devi dimostrare al magistrato questo, il magistrato è obbligato, senza dare neanche ampia motivazione, perché noi non, cioè se tu ti sei voluto attestare o stabilire a casa tua, non è che ci puoi così tenere fuori dall'uscio rispetto allo studio, e quindi facciamo una letterina preventiva e ci presentiamo presso l'abitazione con un decreto del magistrato, che però rilascia in modo molto free. Invece, nel caso dell'accesso nei locali adibiti esclusivamente all'abitazione, perché l'amministratore Mario Rossi è l'amministratore delegato di Alfa, ma c'ha anche 2 abitazioni, una a Cortina d'Ampezzo e una a Genova, e di conseguenza la Guardia di Finanza nell'attività preventiva che ha monitorato le sedi e anche i domicili del contribuente dirà al magistrato io ho la necessità di andare anche a casa. Il magistrato dirà ma è un utilizzo promiscuo? No, abbiamo l'azienda che è in via Roma e in via Trieste abbiamo l'abitazione con la moglie e con i figli. In questo caso non è un atto dovuto tu pure, sic et simpliciter. Bisognerà evidenziare, motivare bene quali sono i gravi indizi di asserita violazione alle norme tributarie. Scusi, dipende anche dalla fonte di innesco della verifica. Certo, potrebbe esserci anche un esposto. Se ci sono delle indicazioni precise, allora si va anche a casa. Sì. Se non ci sono queste indicazioni, non si va. Normalmente non si va. Infatti lei ha colto nel segno, perché normalmente l'accesso domiciliare si fa quando il pedigree del soggetto, per nostra attività di intelligence anche pregressa, ci suggerisce di dire questo è un delinquente fiscale abituale. È già stato amministratore di società cartiere, ha fatto frodi fiscali, è un evasore incallito, e magari abbiamo evidenze che presso la cantina della sua abitazione sono stivate le fatture false delle cartiere che diversamente andrebbero distrutte.
Allora, in questi casi, oppure in ipotesi di un esposto, che può anche essere anonimo o autografo, ma comunque molto circostanziato e riscontrabile, con elementi certi, perché l'esposto anonimo noi normalmente non lo prendiamo in considerazione, però ci sono esposte anonime talmente circostanziati e oggettivi che tu hai la possibilità di andare a riscontrare se quello che ti dicono come input operativo è vero oppure non è vero. Ci guardate che nella cantina del sottoscala all'interno B, seconda a sinistra, in fondo a destra c'è una porta bianca con tutte le cose. Tu riesci magari a fare un sopralluogo perché riesci a passare in portineria e comunque dicevo effettivamente abbiamo trovato due porte, una rossa, una blu. Dottore, guardi che verosimilmente là ci sono le fatture. Allora il magistrato valuta attentamente, non è detto che te lo dia, se te lo dà lo deve motivare, perché diversamente in difetto di motivazione tu puoi fare ricorso al tribunale per quell'atto e quindi rendere illegittima di fatto una perquisizione alla abitazione, quindi sostanzialmente, ecco, vedete, gravi indizi di violazioni tributarie. Mentre nell'uso promiscuo non c'è bisogno di dare gravi indizi, qua i gravi indizi di violazioni tributarie. Dove si possono eseguire le ricerche? Anzitutto io chiedo sempre al contribuente, io le attività di ricerca le faccio negli uffici dei Cayman dell'azienda, tendenzialmente il presidente, l'amministratore delegato e di sicuro la capo contabile o il responsabile amministrativo o il CFO. Siamo già 5 soggetti, il problema è che se tu prendi 5 profili per 3-4 novità, la verifica poi uno dei militari la deve concentrare solo sull'esame delle mail, quelle già lette. E quindi ti porta via un sacco di tempo. Allora anche lì bisogna veramente calibrare al meglio chi sono i paymen, magari anche io di solito prendo un commerciale che è stabile organizzazioni, estero vestizioni, contrattualistica, mandati con rappresentanza, driver charge, il commerciale sull'aspetto contrattuale ci aiuta moltissimo a indirizzare, poi di sicuro l'amministratore delegato o il presidente, e poi talvolta ci sono i procuratori che hanno delle deleghe importanti sulla finanza. Quindi bisogna, prima di entrare, avere già le idee chiare di chi prendere, non è che tu lo decidi lì al mattino, di solito già sai che devi prendere rossi, bianchi e verdi. Poi magari c'è anche gialli che c'era sfuggito perché dice ma lei di cosa si occupa? E no, io mi occupo di tutta la parte della gestione delle stabili organizzazioni all'estero. Ah bene, allora si accomodi, ma io sono in nero. Ecco, dice io. Sì, perché anche lì a Campione sentiamo dei dipendenti per assolvere alla normativa del lavoro. Quindi ecco, chiediamo sostanzialmente al contribuente.